Angelo Maggi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Lei è laureato in biologia. È una particolarità che forse merita di essere messa in evidenza per tutti quei ragazzi con la passione della recitazione e però anche la necessità di laurearsi. Come ha fatto a conciliare due attività così distanti? Ma innanzitutto non è che le ho conciliate, io ho studiato, ho fatto degli studi scientifici, classici prima e poi scientifici, mi sono laureato e contemporaneamente, mentre mi laureavo, stavo debuttando in teatro a 22 anni in uno spettacolo con Vittorio Gassman, per cui anzi, la cosa è divertente perché io non mi ero ancora laureato, avevo vinto il provino per fare questo spettacolo con Vittorio. E eravamo mi ricordo ancora, a Firenze, al Teatro La Pergola, dove debuttavo, diciamo, la prima nazionale di quello spettacolo, e io stavo il pomeriggio precedente, subito prima e subito dopo le prove, la prova generale, stavo sui libri di zoologia a finire di studiare perché mi sarei dovuto lavorare di lì a pochi mesi, insomma. Quindi ho debuttato che ancora non mi ero laureato. Quindi non ho conciliato, sì, ho conciliato gli inizi, ma insomma, io poi non ho in realtà praticato, non ho praticato nessuna, gli studi che ho fatto non, poi non li ho, non li ho sviluppati, insomma, non ho fatto la professione. Avrei dovuto fare l'allevatore cunicolo io. Questo era il mio sogno da piccolo, insomma, perché mio nonno aveva una piccola tenutella vicino Roma. Agricola di pochissimi ettari, e lì io, mi era venuta così l'ispirazione, la passione di fare l'allevatore di conigli, insomma. E poi, insomma, poi dopo che ho debuttato in teatro, devo dire abbastanza casualmente, insomma, i miei inizi sono stati abbastanza casuali perché io prima dei 20 anni non, proprio, ero molto lontano dal mondo dello spettacolo. Il mio inizio è stato molto casuale perché io accompagnai una mia cugina che andò a questi provini che Gassman faceva, ormai storici, mitici, alla vecchia Vides, che ora è Videa, di Cristaldi, di Franco Cristaldi, sulla via Tiberina, e accompagnai lei un pomeriggio, mi ricordo, e lei faceva questo provino e trovandomi lì, sai come sono queste cose, spesso succede, dai, fai pure tu una cosa, una poesia, allora. Siccome erano provini in divenire, in work in progress, tutti i giorni si tornava, per il giorno dopo mi preparai, per un paio di giorni dopo mi preparai una poesia di García Lorca, Il sangue versato, ancora me lo ricordo. E Vittorio Gassman rimase incuriosito da questo giovane così, diciamo, talento in erba, insomma, ma non, voglio dire, era proprio la primissima cosa che io facevo in pubblico davanti a un mostro sacro del teatro e del cinema come Vittorio Gassman. Quindi, diciamo, mi è servita questa mia preparazione scientifica, questo ti posso dire, nel bagaglio mio culturale, che ho poi, come attore possiedo, diciamo, mi è servito nella professione come ampiezza di così culturale, insomma, ha unito la cultura umanistica che mi sono creato negli anni facendo questo mestiere, il mestiere dell'attore, con la preparazione scientifica che avevo dagli studi, per cui mi ha un po' completato, insomma. Il rigore scientifico che poi serve anche Bravo, rigore, nell'applicazione esatto, della bravo Andrea, sì. recitazione. E appunto lei ha seguito i corsi di recitazione tenuti da Vittorio Gassman nella sua famosa bottega teatrale. A Cosa Firenze. ritiene di aver imparato dal Gassman attore e dal Gassman uomo? Ma sai, ripeto, da un mostro sacro come lui è chiaro che ho imparato tantissimo. Più che imparato, posso dire di aver un po', rubato, perché Vittorio era, talmente grande, talmente carismatico, questa è la parola che mi viene più facile, associare a Vittorio, carismatico che veramente tutta la vita che tu vivevi insieme a lui sul palcoscenico e al di fuori ti contagiava pienamente di questo suo, emanava proprio un tale carisma che tu venivi contagiato e assorbivi questo carisma. Che questo poi nel mio mestiere, negli anni, piano piano, mi è servito, che ho messo poi in pratica sia in teatro che nel doppiaggio, cioè il carisma vocale nella parola e anche nella recitazione tout court. E in scena ho
ho imparato molto, molto oltre appunto alla presenza scenica e al carisma, proprio nel modo di calarsi nei personaggi e nel contatto con il pubblico. Perché questo spettacolo che io feci con lui, Fa male il teatro, l'unico che io ho fatto con lui in teatro, un spettacolo veramente mitico perché fu seguito moltissimo, soprattutto dai giovani, perché vedevano Vittorio Gassman che iniziava come maestro e la sua poi stagione in cui avrebbe insegnato, perché questo era preparatorio, questo spettacolo, alla scuola che lui avrebbe tenuto a Firenze. Venne prima questo spettacolo, l'anno prima. Quindi vedevano Vittorio Gassman, si mostrava come maestro per la prima volta nella sua vita, e nello spettacolo c'erano sei giovani allievi che erano in pratica nel primo tempo di questo spettacolo, che era la parte più lunga, perché il secondo tempo era un monologo di Codignola, in cui era il protagonista era esclusivamente Vittorio, noi sei giovani eravamo presenze mute, però la prima parte, che era molto lunga, di un'ora, i protagonisti di questo spettacolo eravamo noi sei giovani, quindi tutti i giovani attori italiani, che poi abbiamo girato tutta l'Italia, i giovani attori italiani vedevano questo spettacolo come un punto di arrivo, perché sei giovani ce l'avevano fatta e erano riusciti a debuttare nei più grandi teatri italiani con Vittorio Gassman e come protagonisti, perché noi avevamo degli sketch, erano tutti sketch in cui lui ci faceva da spalla. E soprattutto era uno spettacolo in cui noi cantavamo, scendevamo tra il pubblico, avevamo molta improvvisazione con il pubblico, e questo qui mi è servito anche tanto. Ecco, questo ho imparato da lui, il contatto diretto col pubblico e l'improvvisazione. Qual è patente migliore per iniziare un'attività nel mondo della recitazione? E Gassman, uomo di cultura, era incuriosito da un giovane biologo con la passione del palcoscenico. Lei ricorda se appunto durante le rappresentazioni teatrali di Fa male il teatro ha avuto dei colloqui di carattere scientifico con il maestro? Sì, guarda, facevamo delle equazioni algebriche prima degli spettacoli, no, che ovviamente non abbiamo avuto rapporti, colloqui di tipo scientifico, non abbiamo mai parlato dei miei studi, no, assolutamente. Però il rigore, ti posso dire che il rigore che lui aveva nella professione dell'attore, io questa mi è rimasta totalmente, perché ho affrontato questo lavoro con grande gioia, perché è un lavoro di grande privilegio. Perché? Perché ci si diverte, perché è un lavoro in cui noi professionisti lo facciamo professionalmente, ma con grande divertimento. È il mio caso, ma credo che sia più o meno quasi di tutti, insomma, i miei colleghi. Per cui il rigore che lui aveva era totale, insomma, io quello l'ho assorbito totalmente, perché lui non scordiamoci che Gassman era un figlio di tedesco, quindi lui aveva il rigore teutonico totale. Io sono di origini tedesche, perché ho la mamma di mio padre che era tedesca, per cui in questo, insomma, sono abbastanza un romano atipico. So romano, però sono atipico, cioè sono un romano rigoroso, e questo si può vedere, cioè cerco di metterlo in pratica nella professione, anche nella direzione del doppiaggio che ormai da tanti anni comincio a fare. E prima di entrare nel merito del doppiaggio, rimanendo un attimo nella sua parentesi attoriale, lei ha avuto l'opportunità di recitare con Giorgio Albertazzi, Mario Carotenuto, Vittorio Caprioli. Può darci un ricordo di queste grandi personalità con le quali lei ha condiviso dei momenti? Sì, guarda, ricordi bellissimi mi legano a tutti questi grandi personaggi, attori. Ancora abbiamo l'esempio di Giorgio Albertazzi, che alla tenera età di quasi 90 anni è un mostro di bravura, di tenuta scenica. Io sono andato l'anno scorso a vederlo in teatro e ancora è un grandissimo Giorgio Albertazzi. Io con lui ho fatto l'Enrico IV di Pirandello per più di 3 anni. L'abbiamo fatto per 3 stagioni perché fu un biglietto d'oro, uno spettacolo di grande successo, andammo all'estero, eccetera. E io lì, tra l'altro, feci anche 2 ruoli, perché nel primo anno feci un ruolo, nel secondo anno feci un altro ruolo che alla fine del primo anno, alla fine della prima stagione, mi scambiavo la parte con mio amico Nicola Pistoia,
E l'anno dopo lui andò a fare uno spettacolo con Antonella Steni, mi ricordo, e quindi io poi feci il ruolo suo, che era In un ruolo stile, più grande. qui ritorna Gasman, stile Gasman Randone che si Sì, scambiavano l'hai Otello e fatto Iago, nel piccolo, insomma, quindi sì, nel nostro piccolo sì. l'impronta di Gasman che rimane anche in queste Infatti. lavorazioni. E poi grande rapporto ho avuto sia con Mario Carotenuto, che mi ha trasmesso molto del suo essere attore comico brillante, quindi i suoi tempi comici. Ho imparato tantissimo da Mario. Anche se lui era un po' geloso, infatti, una volta mi ricordo che facevo l'avaro di Plauto con lui, eravamo un'estiva, mi ricordo, io iniziavo, facevo il Lare, che raccontava un po' tutto l'antefatto, la storia al pubblico, in mezzo al pubblico, quindi entravo tra il pubblico, raccontavo tutto. E alla fine di questa cosa avevo un applauso scrosciante, eccetera. Lui che doveva iniziare ancora lo spettacolo, lui doveva ancora entrare in scena, in cui entrava in scena, aveva l'applauso di entrata, no? Allora io entravo dalla platea, facevo questo monologo col pubblico e poi salivo sul palcoscenico e poi uscivo. E venne un applauso scrosciante una sera così, come uscii fuori dalle quinte, Mario mi dice: "Ma che è, Angeli, che è sta cosa? Ho sentito, che hai fatto? Che hai fatto?" Capito? Mario Carotenuto. Però diciamo che il rapporto più bello che io ricordo nel corso della mia carriera, dopo quello che appunto il mio debutto con Vittorio Gasman, è stato con Vittorio Caprioli, a cui mi sono sentito molto legato sia umanamente, ho legato molto con lui umanamente e professionalmente. L'ho sentito un attore molto, io mi sono sentito molto vicino al suo essere attore, alle sue corde. Sì, bellissimo, perché Mario, noi facemmo, feci con lui il primo spettacolo che feci con Vittorio, è stato I ragazzi irresistibili di Neil Simon, in cui io facevo il nipote Ben, che metteva vicino i due vecchi attori che si odiavano, no? Che invece erano stati insieme per 30 anni, I ragazzi irresistibili. E la cosa era che Mario Carotenuto con Vittorio Caprioli non andavano molto d'accordo. Per cui io mi ricordo questa lunga tournée che facemmo, proprio arrivavamo, non so, al pomeriggio dove dovevamo lavorare la sera, negli alberghi, e loro entravano nell'albergo e poi andavano uno dalla parte, uno dall'altra, e si ritrovavano poi sul palcoscenico durante lo spettacolo, in cui si dovevano odiare, cioè dovevano essere due personaggi che non si. E quindi era molto la vita che era portata sul palcoscenico, insomma. E non ero molto d'accordo, infatti Mario diceva sempre, quando lo intervistavano, cioè il suo collega Vittorio Caprioli, insomma, un attore di estrazione culturale importante, laureato, eccetera. Mario diceva: "Io ho due lauree, cioè, ho due lauree, sono laureato in marciapiedologia e stradiologia", cioè per evocare l'origine popolare, diciamo, della sua. E quindi invece con Vittorio Caprioli io ebbi un bellissimo rapporto che è durato parecchi anni, insomma, con lui ho fatto altri spettacoli, veramente un grandissimo attore, un grandissimo regista. Io poi sono stato aiuto regista in un suo spettacolo, Vite private di Coward, e quindi ho bellissimi ricordi di lui. E lei però non ha recitato solo in teatro, ma anche nel cinema e in televisione. Può ricordare queste esperienze precedenti però alla sua attività del doppiaggio? Perché poi nella seconda parte del nostro incontro di oggi approfondiremo le sue attuali esperienze attoriali, perché ricordiamolo, Angelo Maggi non è solamente doppiatore e direttore del doppiaggio, ma è stato ed è attore, e parleremo delle sue interpretazioni più recenti. Ma io ad esempio ricordo la partecipazione in Sapore di Mare, ma e tante cose precedenti al doppiaggio, quindi questo passaggio dal Ganza è sta battuta! Questa è proprio Ganza! questo passaggio dal palcoscenico, dai tempi vivi, come dico sempre, del pubblico, del teatro, ai tempi ovviamente più precisi, più metodologici del cinema e della televisione. Cosa ricorda di queste esperienze precedenti al doppiaggio? Cioè, i miei debutti nel cinema sono stati, guarda, abbastanza più o meno contemporanei al mio debutto in teatro, quindi ero molto giovane, avevo 22-23 anni, insomma. Mi ricordo, dopo che debuttai con Vittorio Gassman in teatro, un paio di anni dopo mi capitò di andare, il mio agente mi fece conoscere con il regista Carlo Vansina. E lui mi scelse subito per fare questo ruolo del marchesino Pucci in Sapore di Mare, soltanto perché somigliavo all'altro
attore che era Paolo Baroni, vagamente, ma soprattutto perché avevo questi occhialini tondi, dorati, eccetera, magro, ero secco, magro, eccetera, e quindi somigliavo molto a cose. Allora, per questa vaga somiglianza, mi scelse per fare questo ruolo del Marchesino Pucci. E bello, ricordo questo feci Il Sapore di Mare, poi Il Sapore di Mare 2. Poi lavorai l'anno dopo con, ebbi la fortuna di lavorare con un pezzo di storia del cinema italiano, cioè con Steno, cioè col papà di Carlo Vansina, con cui feci un film, sempre una commedia brillante, che era Mi faccia causa, con Gigi Proietti, Stefania Sandrelli e tanti altri, in cui ero il protagonista, co-protagonista con un giovane che allora era corpulento, no, è rimasto corpulento, Bracconieri, e facciamo due giovani tifosi della Roma. Uno Borgadaro, meccanico, eccetera, lui, e io facevo il principe Valfredo di Querciarola, che però quando andava allo stadio con l'autista, scendendo dalla macchina l'autista gli apriva la portiera, lui scendeva all'Olimpia, allo stadio olimpico, per andare a vedere la Roma, e come vedeva il suo amico che si incontravano allo stadio, faceva oh, Morza Roma! Era proprio questa metamorfosi da principe, eccetera, ha sbragato completamente, sbragava fino a nell'abiezione più totale, quando erano sugli spalti e all'ultimo gol della Roma sull'Inter, fecero pipì sull'interista che li aveva provocati per tutta la partita, e quindi finiscono in tribunale, in pretura, per cui Mi faccia causa, il film era Mi faccia causa. E per mantenere un parallelismo proprio tra la sua interpretazione e poi la vita reale, lei è un grande appassionato di calcio, nonché giocatore, come ha conciliato anche questa attività sportiva con l'attività della recitazione, quindi assolutamente non legata al mondo dello sport? Guarda, io fin da piccolo, insomma, sono stato un malato dello sport, sono sempre stato un grillo, saltavo da fin da piccolo, c'ho una fotografia di io sulla spiaggia a 2 anni che gioco già col pallone, eccetera. Ho giocato a calcio e a tennis, che sono stati due sport che ho praticato fino a pochissimi anni fa, diciamo con grande frequenza. E che calcio ho giocato anche in Serie C2 con l'Almas, ma veramente ho fondato la Nazionale degli Artisti con Massimo Troisi, Massimo Bonetti, abbiamo fatto tantissime partite di beneficenza, ho fondato la Nazionale dei Doppiatori, con cui abbiamo anche lì girato l'Italia per fare partite di beneficenza per tanti anni, e poi sono stato per tantissimi anni al Torneo Tognazzi, Torneo Tennis Tognazzi, dove ho nel mio salotto il famoso Scolapasta d'Oro, no? L'agognato Scolapasta d'Oro, che dopo qualche anno che vincevo, perché era un torneo a squadre, in una stagione decise Ugo Tognazzi di trasformarlo in torneo singolare e doppio, e quell'anno ebbi la fortuna di vincere il singolare, e quindi ebbi questo famoso Scolapasta che non mi volevano dare perché non ero sufficientemente famoso, diciamo. Però Ugo Tognazzi si impose, siccome lo meritavo veramente, e quindi infatti gli articoli che uscirono, lo Scolapasta d'Oro va in teatro, un giovane attore si vince lo Scolapasta d'Oro, eccetera. Quindi lo sport, e io, se vuoi, magari ne riparliamo dopo, ti vorrei fare un parallelo con il doppiaggio, ma forse ne parliamo più. Dopo. Sappiamo che lei ha iniziato a cimentarsi nel doppiaggio sotto la guida di Fede Arnaut. Può raccontarci qual è stato il suo primo lavoro al Leggio e darci un ricordo di questa grande direttrice, specialmente degli insegnamenti che le ha dato, degli insegnamenti che lei ha tratto dall'esperienza con questa grande figura del doppiaggio? Guarda, io mi affacciavo per le prime volte in sala di doppiaggio quando già avevo debuttato in teatro da 3 o 4 anni, spinto da mio padre, che mi, infatti per questo io, che non c'è più adesso, lo ringrazierò sempre, perché lui fece capire l'importanza del doppiaggio nel mestiere dell'attore, cioè che è come
lato del mestiere dell'attore molto importante, in cui il fare teatro, il fare il cinema, eccetera, si possono proprio esplicare totalmente nel doppiare attori stranieri. E poi che probabilmente mi avrebbe dato la possibilità, crescendo, avendo nella mia evoluzione di uomo nella vita, anche avuto la possibilità di avere forse una tranquillità economica, questo anche mi fece capire, e la possibilità probabilmente di, come avevo fatto per tanti anni, più di 10 anni, di girare l'Italia, ma di fermarmi a Roma, dove si fa il doppiaggio, insomma, come se fosse... Il doppiaggio è un po' una grande compagnia stabile di teatro, che è stabile perché sta a Roma, quindi questa è la bellezza anche del doppiaggio. Quindi io mi affacciai per le prime volte in sala di doppiaggio perché mi presentarono Fede Arnauto, proprio una persona cara di famiglia, la conosceva personalmente, e io mi affacciai con molta timidezza, molto rispetto e molta umiltà in queste sale buie della vecchia Fonoroma a Piazzale Flaminio qui a Roma, dove mi ricordo perfettamente che Fede Arnaud, con la sua grande signorilità e una donna di altri tempi veramente, mi accolse con molta è stata molto molto carina con me, e io mi finivo le tournée in teatro, insomma, perché allora si facevano tournée molto lunghe, di 7, 8, 9 mesi. Arrivavo ad aprile, a marzo, aprile, eccetera, finivo la tournée poi l'ho fatto per un paio d'anni questo, mi mettevo lì, insomma, maggio, giugno, eccetera, un paio di mesi, tutti i giorni io andavo alla vecchia Fonoroma e seguivo il doppiaggio di questi grandi doppiatori del passato, alcuni non ci sono più, e così sono riuscito a carpire un po' il mestiere del doppiatore. Un mestiere che si impara anziché con gli occhi, direi con l'orecchio. Mi ricordo il primo film che io seguì con lei fu Terra di Nessuno di Harold Pinter, che era un testo teatrale difficilissimo, con John Gielgud, Ralph Richardson. Mi ricordo che erano doppiati persone che non ci sono più, attori, grandi attori che non ci sono più, che erano Renato Cominetti e Villa. Poi c'era un giovane Gianni Giuliano che faceva l'attore giovane, Bruno Alessandro che faceva il maggiordomo, e io mi ricordo che allora si facevano veramente 3 o 4 anelli a turno, e mi ricordo perfettamente che per una piccola battuta di probabilmente forse un semplice sì, cioè una cosa piccolissima, si poteva rifare anche 20-30 volte, cioè si cercavano le sfumature. Oggi ovviamente sappiamo che il doppiaggio è completamente cambiato, è proprio un'altra cosa, però ecco, io ho avuto la fortuna di entrare nel mondo del doppiaggio in quegli anni lì, in cui era un'altra cosa, e la fortuna di imparare seguendo questi grandi attori. E questa attenzione alla perfezione, alla ricerca della perfezione e alla qualità, le ha permesso poi di arrivare a doppiare, ad esempio, John Turturro, Bruce Willis, Hugh Grant. Può parlarci delle peculiarità recitative di questi tre grandi attori e delle caratteristiche tecniche che lei ha dovuto recuperare dal suo bagaglio di attore di teatro per doppiarli? Guarda, io poi diciamo che quando ho iniziato, subito dopo pochi anni, ho cominciato a doppiare diciamo gli protagonisti quasi abbastanza presto, insomma, il primissimo che cominciai a doppiare, che poi ho avuto modo di ridoppiare altre volte agli inizi, è stato Steve Guttenberg, che era un attore, ha fatto tantissimi film brillanti, eccetera. E poi sono passato prima di cominciare a doppiare questi grandi attori, diciamo, è passato qualche anno, grandi attori in film importanti, e sì, sono stati Hugh Grant. Il primissimo attore che ho avuto la fortuna di doppiare è stato Hugh Grant nel film Notting Hill, e in questo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre, il direttore di doppiaggio che mi ha scelto per questo, che è Francesco Vairano, a cui devo moltissimo, perché ho cominciato con lui a doppiare per la prima volta questi grandi attori
che poi avrei avuto modo di ridoppiare più volte negli anni. John Turturro anche, Bruce Willis nel Sesto Senso, anche la prima volta che doppiai con lui, e quello a cui io sono abbastanza più legato, che è Tom Hanks, di cui E ci arriveremo tu però non hai parlato. fra un attimo. Ma guarda. Come tutti gli attori che io ho, modo di, ho avuto la fortuna di doppiare, sono tutti grandissimi attori che ovviamente mi hanno arricchito tantissimo, e io per doppiarli rigorosamente e con molta umiltà, perché il doppiatore si deve approcciare con molta umiltà a questi attori che ha la fortuna di doppiare, perché sono talmente grandi attori, bravi attori, che bisogna seguirli in tutto e per tutto, cercando di non tradire le sfumature e le emozioni, soprattutto perché noi parliamo di doppiaggio, dobbiamo parlare di emozioni. Le emozioni che loro hanno dato nella loro lingua le dobbiamo trasformare nelle emozioni in un'altra lingua che non, nel nostro caso è l'italiano, non facendo perdere le sfumature che loro hanno dato. Per cui ho imparato da ognuno e come ho reso in italiano queste emozioni. Certo, andando a ripescare nella mia memoria emotiva, le mie esperienze di vita e di lavoro che ho avuto in teatro, nel cinema, insomma, la memoria emotiva a cui mi sono ovviamente ogni volta abbeverato E per parlando proprio rendermi. di emozioni, vorremmo qui approfondire quello che forse è il suo doppiaggio capolavoro, almeno io così lo definisco, Le vite degli altri, un film intenso, recente e che affronta un tema ovviamente difficile, ma trasportato anche al doppiaggio con quelle emozioni che poi il pubblico ha provato vedendolo, me compreso. Sì, quello è stato un film che mi ha segnato abbastanza, insomma, un film tedesco che molti avranno avuto l'opportunità di vedere, è un film che ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero, mi pare 5 o 6 anni fa, film che raccontava la disgregazione della Germania dell'Est, quindi un film ambientato nei primi anni 80, insomma. E che narrava della vita e del lavoro di un funzionario della Stasi che veniva preso da una crisi di coscienza perché lui la sua attività era di spiare le vite degli altri, nella fattispecie nel film la vita di un attore, di un drammaturgo e dell'attrice sua compagna. Perché avevano la sensazione, la Stasi, che loro facessero, praticassero un'attività sovversiva, che volessero fuggire nella Germania dell'Ovest. Questo era il pericolo a quei tempi, era appunto che attraversassero il muro. E quindi tutta questa crisi che lui, questo funzionario, che aveva un nome e un numero, era un numero lui, l'attore Ulrich Mühe, bravissimo attore che purtroppo non c'è più, è scomparso. Indubbiamente la sensibilità che lui ha dato nel rendere questo personaggio è stata. Io spero di essere riuscito a tradurla in italiano, questa emozione che lui mi ha dato. Io indubbiamente ho cercato di calarmi totalmente nel personaggio, in questo personaggio che lui aveva creato, e spero di io l'ho sentito molto questo personaggio e questo film. Quindi il film indubbiamente è piaciuto molto, ha avuto un grande successo. E se è vero che il doppiaggio dà voce alle emozioni, come in questo caso, lei ha avuto l'opportunità di doppiare un grande divo di Hollywood, quale Tom Hanks, e qui vorremmo ricordare due sue grandi interpretazioni. La prima, Castaway, sotto la direzione di Francesco Vairano, e la seconda, un film più recente, forse per altri motivi diverso da Castaway, quale Prova a prendermi, sotto la direzione di Fiamma Izzo. Cosa ricorda delle lavorazioni di questi due film, difficili ma così diversi tra loro? Ma tanti ricordi, guarda, tantissimi. Castaway è un film che ho amato molto perché è il primo film in cui ho doppiato Tom Hanks. Beh, Francesco Vairano è stato un film
in cui molto si diceva, ma il film Castaway sta da solo sull'isola, insomma, hai doppiato Max, sta da solo, non parlava mai, invece era un continuo monologo e dialogo con il pallone che era il suo amico Wilson, no? Quando per esempio Wilson, che lui sta cercando di evadere dall'isola in questa zat, su questa zattera che lui aveva costruito con difficoltà, e Wilson, questo pallone con cui lui era la sua unica fonte di dialogo, cioè l'unico essere, cosa inanimata, ma comunque a cui lui aveva dato un'anima, con cui lui parlava, dialogava, gli sfugge e va. Sui flutti, lui si accorge in un secondo momento che ha perso il suo amico pallone Wilson, e allora lo chiama come se fosse una persona. Quella è veramente una scena molto molto commovente. Wilson, Wilson, Wilson! Quando lo chiama, che lui sta, non perde il suo amico perché non lo trova più, proprio perso nei flutti. E lì mi ricordo Francesco Vairano mi fece bere litri d'acqua per restituire la verità, perché lui andava e veniva sul livello dell'acqua, perché nella ricerca di prendere questo suo amico pallone, insomma, Nei la flutti. macchina da presa faceva su e giù, tra sopra l'onda e sotto, eccetera. Quindi, quindi mi ricordo litri d'acqua che mi faceva bere Francesco, il leggio era diventato una palude praticamente, e poi quando si toglie le alghe, perché aveva un dente, una carie eccetera, si doveva estrarre un dente e metteva le alghe per attutire il dolore, lì mi ricordo una valanga di buon di motta che mi mangiai, mi fece mangiare Francesco. Tanti ricordi, Castaway, ma come dell'altro film in cui l'ho doppiato, film con Tom Hanks e DiCaprio, Prova a prendermi. Fiamma, mi ricordo, anche Fiamma è una cultrice, una grandissima, grandissima direttrice, Fiamma, però anche lei ama molto la verità del doppiaggio, quindi mi ricordo perfettamente che mi fece fare i chilometri di corsa fino a Piazza del Popolo per tornare e avere il fiato giusto per poter fare i fiati, rendere i fiati che Tom Hanks aveva dopo aver fatto una lunga rincorsa per acchiappare DiCaprio che gli stava sfuggendo. Quindi questo, e poi, non so, mi ricordo una scena in cui mi fece sdraiare quasi per terra su un divano perché Tom Hanks era sdraiato e quindi la voce giustamente doveva uscire in un certo modo. Quindi Un Fiamma doppiaggio è molto attenta fisico, a questa emissione della voce, giustamente. che cerca di imitare quella ricerca della perfezione e della qualità, anzi di recuperare quella ricerca di perfezione e qualità che purtroppo nei doppiaggi di oggi forse non si vede più, recuperando anche quell'esperienza di Peter Naud che era così attenta, quindi ecco che ritorna il suo passato, che ritorna anche nel Già. presente. E lei ha mai avuto modo di conoscere Tom Hanks? Sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Ecco, questo è stato un altro episodio. C'è stata la prima di un film in cui l'avevo doppiato, The Terminal. Quello è stato anche un film che io ricordo con grande piacere, perché lui lì è stato un bel lavoro anche quello, perché lui lì per la prima volta nella sua carriera affrontava un personaggio non nella sua lingua. Lui era uno straniero, per cui doveva rendere questo straniero con un linguaggio che era uno pseudo bulgaro in realtà, un linguaggio inventato della Cracovia. Lui parla di Cracovia perché lui inizio film non capisce niente. Cracovia, Cracovia, capisce solo Cracovia. E lui entra in questo terminal dell'aeroporto di New York, perché lui viene dalla Cracovia a New York per prendere l'ultimo firma, l'ultimo autografo di un, come promessa fatta al padre che era morto, di avere l'autografo di un jazzista, che il padre amante del jazz, e voleva quest'ultimo autografo. Quindi lui voleva entrare a New York, ma invece rimane bloccato all'aeroporto perché la Cracovia aveva avuto una rivoluzione. Quindi lui ha questo rapporto con il direttore del terminal, che è Stanley Tucci, in cui Stanley Tucci gli trova un sistema per entrare lo stesso a New York, dicendo che lui ha paura della Cracovia. Quindi c'è una scena bellissima in cui Stanley Tucci, avendo trovato questo escamotage, perché sennò questo si era preparato una stanza da letto, con letto al terminal, proprio lui dormiva lì, ormai era la sua casa, dice: tu hai paura della Cracovia? No, no, io non ho paura di Cracovia, Cracovia è mia casa, io non ho paura di mia casa. Allora Stanley Tucci:
Allora io entro, va a New York City? No. Non ha capito niente. Dramma dell'incomunicabilità. L'incomunicabilità. Quindi è stato un grandissimo, con l'aiuto di un consulente bulgaro, io ho parlato bulgaro, ma io ho parlato tante lingue, mi è capitato nel doppiaggio, ho parlato greco e latino in un film per la Rai, sulla congiura di Cesare, lì ho fatto lungamente fatto un film tutto in latino e in greco, quando lui era in Egitto parlava con Cleopatra, parlava in greco, insomma ho avuto varie esperienze, ho parlato in russo per metà film, in un film molto bello, Defiance si chiamava, con Craig e Schreiber, in cui doppiavo Liv Schreiber, e insomma è stata una bellissima esperienza. Questo. Ti dicevo, ho conosciuto Tom Hanks nella presentazione di Terminal ed è stato un incontro bellissimo. Io gli ho detto, guarda, io sono la tua voce italiana per questo film The Terminal, e per il film che tu fai, era lì vicino a lui, Steven Spielberg, per la DreamWorks del tuo amico Steven Spielberg, tutto questo in inglese io ho detto. Quindi io ti prego Tom, cerca di lavorare più possibile con il tuo amico Spielberg, perché io sono la tua voce italiana per i film della DreamWorks, quindi ti prego, lavora più possibile con tuo amico Spielberg, con la DreamWorks, perché così lavori tu e lavoro pure io. Passando dopo il teatro, il cinema, al mondo della televisione, vorremmo approfondire alcune caratterizzazioni, alcuni personaggi che l'hanno resa veramente amatissimo dal pubblico. Noi riceviamo un sacco di commenti, di visualizzazioni, di messaggi sul mondo dei doppiatori, di stima nei suoi confronti per queste caratterizzazioni. E partirei proprio da NCIS, dove nel personaggio interpretato da Mark Harmon lei doppia Jethro Leroy Gibbs. Quali peculiarità ha comportato rifare l'interpretazione di Harmon in italiano? È un personaggio, è un attore che io amo moltissimo. Sai, quando doppi un attore, un personaggio per un periodo così lungo, questo io ho finito poco tempo fa, pochi 2 o 3 mesi fa, l'ottava stagione di questo serial, molto amato dal pubblico, devo dire, perché è trasmesso su Rai 2 la domenica sera, grande punte di ascolto, eccetera. E lui è il capo, ma poi i telespettatori del mondo dei doppiatori lo conosceranno sicuramente, è il capo di questa squadra di scientifica della Marina Militare Americana, Navy NCIS, in cui viene unito, diciamo, l'azione, il thriller e il giallo alla commedia. Questa è la cosa vincente di questo serial, è che ci sono tutti i siparietti brillanti, divertenti, tra Gibbs, che doppio io, e gli altri elementi della squadra, che sono Tony Di Nozzo, Siva e McGee, e il medico legale Ducky. Quindi la formula è vincente di questo serial, e Mark Harmon è un attore a cui ormai mi sono un po' affezionato. Lui è in questo serial, ha la figura di questo duro di poche parole, perché lui non è che sia un monologante, insomma è abbastanza taciturno, però dice le cose, un uomo vero, diciamo, a cui non devono toccare gli uomini della sua squadra, se gli toccano gli uomini della sua squadra, lui diventa una iena, e quindi per lui la cosa più importante è i suoi uomini, insomma. E poi c'ha questi momenti di rapporto con i suoi uomini, divertenti, anche teneri, in cui lui, uomo tutto d'un pezzo, si scioglie con questi suoi uomini a cui vuole un gran bene, però inflessibile, duro, è un burbero benefico a cui sono abbastanza caratterialmente abbastanza lontano, però ormai mi identifico totalmente a lui quando lo doppio, insomma sono affezionatissimo a Jethro Gibbs. E il ruolo televisivo però per il quale il pubblico letteralmente l'ha adorata è quello del dottor Cox in Scrubs. I suoi siparietti, i suoi monologhi sono veramente cliccatissimi. Ah, sì, Cosa vuol dire entrare in un personaggio
per un aspetto burbero, perché è così che sì, può apparire, ma anche poi comico. Ha molte tempo. Analogie, devo dire, con Gibbs, perché anche lui l'ho amato tantissimo. L'ho fatto anche quello per 9 stagioni e poi l'hanno messo in cantina i produttori. Anche se aveva ancora un grande successo e drammaturgicamente ancora aveva una bella importanza, non era scemata la vena degli autori, insomma era piuttosto ancora divertente, credibile, le storie erano, però giustamente, perché un serial dopo 9-10 anni è quasi giusto, è la sua giusta conclusione, insomma. E finito di doppiare 4-5 anni fa ormai, però è ancora molto amato, lo so, io lo so perfettamente questo, che sulla rete viene molto ancora visto e cose, ma lo continuano a trasmettere poi, credo, replica, su Sky, su Fox, eccetera. E sì, lui era un burbero, burbero benefico no, lui però, direi solo burbero lui, mentre Gibson lui è solo burbero, perché proprio questa sua cattiveria un po' humor nero, questa cattiveria soprattutto con la sua vittima preferita, che è il pivello JD, lo maltratta dall'inizio alla fine, dall'inizio, dal primo giorno della serie fino all'ultimo momento della 9ª stagione, e lui, JD, vittima sacrificale, si immola a questa... e Cox aveva un modo di una parlantina, qui la difficoltà del doppiaggio è stata abbastanza forte, insomma i primi tempi, perché magari non lo conoscevo molto, perché lui invece, al contrario di Gibbs, aveva delle grossissime tirate, proprio tirate spaventose di monologhi, eccetera, e in cui parlava mille, cioè con una velocità, una rapidità di dizione pazzesca, e lì, insomma, piano piano, anno dopo anno, mi sono umilmente messo lì a cercare di conoscere i ritmi, la respirazione, perché poi con questo, soprattutto, sempre, ma soprattutto con questi attori, bisogna respirare con loro, perché con lui soprattutto è stata per me una grande scuola, il dottor Cox di Scrubs, perché ecco, con lui ho imparato a prendere le frazioni di secondo di piccoli respiri, di piccoli proprio fiati minimi in cui seguirlo, perché sennò se non respiravo con lui mi trovavo sempre in controtempo e non potevo andare in sincrono, e nelle emozioni, appunto, sempre le emozioni che si davano, insomma, arrivavi sempre un po' in ritardo, insomma, sui suoi tempi, capito? E terzo, ma non ultimo, personaggio, questa volta puramente comico, è quello del commissario Winchester nei Simpson. Com'è nata la caratterizzazione del personaggio, che poi che è diventata una caratterizzazione così famosa e anche questa amatissima dal pubblico? Come è riuscito a rendere in italiano, una dizione tipica della lingua napoletana, un personaggio che è americano, che quindi con la cultura italiana e la cultura napoletana, quale il commissario Winchester è? Come è nata la caratterizzazione? Ma come fai a dire questa cosa? Ma chi ti ha imbeccato? Questo è uno che si spaccia per me, perché io non assolutamente... Ma chi lo conosce questo commissario Winchester? Io non lo conosco affatto, questo è uno che si spaccia per me, hai capito? Commissario Winchester, quanti ricordi? 22 anni che conviviamo con questo buffo personaggio, 22 anni di divertimento, perché il maggior divertimento alla fine, quando sono in sala di doppiaggio, lo trovo con questo buffo signore che hanno disegnato degli artisti americani geniali, perché i Simpson sono un serial di cartoni veramente geniale per adulti, non certo per bambini, insomma, per adulti, un po' per tutti poi alla fine. E la caratterizzazione della voce di Winchester, che curiosamente ho visto un giorno andando su nella rete, hanno qualcuno, non so chi, ma molti appassionati, hanno trovato, se ti capita, ma io mi sono fatto un sacco di risate, e un'analogia, hanno messo Winchester, la facciona di Winchester è vicino alla facciona di Aldo Fabrizi. Effettivamente è un'analogia pazzesca, cioè, quindi se Winchester avesse avuto
un accento romano anziché napoletano, come invece io l'ho fatto, perché io mi trovai a doppiare Winchester dal secondo anno dei Simpson. Ora siamo al 22esimo, alla 23esima stagione, e chissà se ci sarà una 24esima, perché sappiamo tutti che c'è stato lo sciopero dei doppiatori americani, quindi non si sa, questo è ancora sub iudice. Quindi mi sono trovato a doppiarlo con l'accento napoletano con cui era stato creato il primo anno, quando sono iniziati i Simpson, in cui lo doppiavo un altro attore. Poi non so per quali motivi sono stato scelto io per continuare a doppiare questo personaggio, e quindi lì è nato il napoletano. Ma come curiosamente ho visto sulla rete, se avessi avuto la voce di Aldo Fabrizi, il pubblico, che è abituato al commissario Winchester e napoletano, avrebbe avuto magari... Ma veramente non avrebbe avuto la voce da Fabrizi, da una cosa un po' romana, un po' diversa, capito? Cioè, magari, capito? La fisicità di Aldo Fabrizi, non lo so, sarebbe diventato un'altra cosa. Invece, il commissario Winchester napoletano, diciamo, è nata un po' con la caratterizzazione in una cosa, una specie di, oltre a sentire l'originale, naturalmente, che si ascolta per sempre. Nel cartone si può avere più libertà nel creare una voce, perché sì, perché è un cartone, quindi ti puoi un pochettino inventare un po' più la voce. In questo io mi sono aggrappato alla memoria emotiva che avevo allora, 23 anni fa, quella di un napoletano come era mio nonno Angelo, napoletano del Vomero. Quindi con cui io sono cresciuto, mio nonno, sono stato molto legato a lui, e un po' uno dei miei maestri che ho avuto alla bottega di Firenze, cioè Edoardo De Filippo. Dice, come se fosse stato Edoardo De Filippo, mai si capisce se fosse stato Edoardo De Filippo. Invece mio nonno era un napoletano del Vomero, un poco più eccetera, così, e quindi la voce è nata un miscuglio tra queste due cose napoletane, tra questi due napoletani, mio nonno e Edoardo De Filippo. Questo è stato un poco, e poi bisognava, siccome questo è un poco chiattella, bisognava un pochettino incicciottire la voce, perché questa è un poco chiattella, e questa voce si è un poco incicciottita, perché questa è una voce un po' cicciottella. Non è vero che è un po' cicciottella? Perché se fosse stata magra sarebbe stata diversa questa voce, una voce magra, e invece questa è un pochettino cicciottella. Questa è un po' così l'origine della voce di Winchester. Amatissimo. Passando dal comico al serio, lei non è solo attore, non è solo doppiatore, ma è anche direttore del doppiaggio. Tra le tante lavorazioni alla direzione, io vorrei qui approfondire un attimo una serie televisiva, anche questa molto amata, molto di successo, particolarmente anche da me amata, quale Prison Break, dove credo... si sono confrontati a Leggio veramente i migliori doppiatori italiani del momento, ed è cosa rara, perché magari può capitare in una serie io ho visto 3, 4, 5, 6 doppiatori di punta, mentre io in Prison Break ho veramente apprezzato da Rodolfo Bianchi, Sergio Tedesco nella parte del generale Kranz, a tanti altri, sia uomini che donne, veramente doppiatori di rilievo. Com'è stato dirigere tutte queste grandissime voci in sala e confrontarsi con un prodotto così atteso e così di successo quale Prison Break? Guarda, ti ringrazio che mi fai questa domanda, perché è vero, io ho, diciamo, come direttore di serial televisivi, che è quello che io per la maggior parte, l'attività che io svolgo come direttore, però ho avuto la fortuna di dirigere tutti i bei serial televisivi. Questa è stata la mia fortuna, devo dire. Ho questo difetto io come direttore, che non mi voglio far mancare niente, cioè io, siccome conosco, sono amico e stimo i più grandi doppiatori italiani, io li vorrei tutti nei film e nelle serie che dirigo, e fortunatamente riesco ad ottenere questo, per la bontà, perché ci vuole molta pazienza con me, devo dire, come direttore, delle capo edizioni, delle società con cui ho lavorato, nel trovare liberi, riuscire a far venire in sala di doppiaggio questi attori importanti, perché non è facile. Oddio, oggi con le colonne separate,
che ormai quasi sempre è diventata un po' una consuetudine, non totale, ma insomma, diciamo che ormai al 70-80% si lavora così, è più facile trovare gli attori importanti che vengono a lavorare perché si riescono meglio ad incastrare. Sì, quella è una serie in cui veramente io non mi sono... Ho fatto dei provini all'inizio perché Mediaset ha voluto i provini, che fortunatamente, devo dire anche questa, un'altra fortuna, hanno sempre suffragato le mie scelte, insomma. E proprio questo mi raccontavano alcuni dei doppiatori coinvolti, che non essendoci stati, diciamo, dei provini imposti dall'America, come può capitare su altre serie, oppure proprio delle imposizioni vocali, merito al direttore di sapere già prima del primo episodio quale voce sia più adatta per quel personaggio, perché poi è stata una serie che si è distribuita su quattro stagioni e per vari anni. Io veramente basta leggere l'elenco. No, ci sono tutti. No, devo dire che lì veramente... c'è tutto il doppiaggio italiano, perché oltretutto io nella mia deontologia, eccetera, non volevo creare dei doppio, cioè un attore che ha doppiato e magari era morto il primo anno, nella terza stagione magari avrei potuto rimpiegare quell'attore, invece ho cercato di non farlo, quindi alla fine della quarta stagione stavi proprio veramente nella difficoltà di trovare, perché credo che l'abbiano fatta quasi tutti veramente, quindi alla fine era molto difficile trovare voci diverse da tutti quelli che avevano partecipato a questa serie. Però all'inizio effettivamente io ho cercato proprio le voci più giuste emozionalmente, emotivamente, timbricamente per quei personaggi, e ho voluto effettivamente tutti i più grandi doppiatori, insomma. E facendo un piccolo salto, forse meno sul pratico ma più sul teorico, e riagganciandoci alla sua passione calcistica, oggi, a differenza del passato, si richiede un'aderenza stretta alle voci originali nel doppiaggio, mentre nel passato c'era sicuramente più libertà. Pensiamo alle caratterizzazioni nate Giuseppe Rinaldi su Marlon Brando, due voci totalmente... Sei preparatissimo, te lo posso dire! Grazie, che funzionavano. Ma, però... Tra l'altro Marlon Brando, aspetta, mi fa piacere avere un dialogo anche con te, Marlon Brando con Peppino, su Marlon Peppino, grande... direttore, il grande doppiatore, il più grande doppiatore di tutti i tempi, ma lui era conscio, scherzando Peppino, diceva: i doppiatori italiani sono considerati i più bravi doppiatori del mondo, diciamo, comunemente conosciuti. Io dicono che sono il più grande doppiatore italiano, ergo io sono il più grande doppiatore del mondo, lui diceva giocando su se stesso. Ed era... Con il senno di poi ovviamente non, e col senno di poi non possiamo che confermare questo. Però la voce di Peppino su Marlon Brando, effettivamente la voce muscolosa, potente di Peppino Rinaldi sulla faccia di Marlon Brando, che invece aveva una vocina molto flebile, molto, molto diversa da quella di Peppino, quindi non c'era molta aderenza vocale, però vocalmente la voce di Peppino Rinaldi è più giusta sulla faccia di Marlon Brando. Questo è l'assurdo del doppiaggio, la non aderenza vocale con la faccia. Il doppiaggio ti può creare questa magia della scissione voce-volto, insomma, la voce giusta su una faccia che ama. Quanta gente per strada si trova, ma proprio nella vita di tutti i giorni, che trovi un omone di 3 metri che viene lì e ti dice: scusi, che ore sono? Facile, no? E tu fai a tua moglie chi sta qua e dice: ma senti io che voce che c'ha quello lì? Cioè, voci non aderenti al fisico che tu hai. Si mentre trova. Oggi l'etica impone una certa aderenza. No, sai, più che l'etica, oggi c'è una forza e un potere contrattuale, ma soprattutto una forza del distributore americano, degli americani, che vogliono un'aderenza molto forte della voce con la voce originale, perché, ma anche per un fatto che si è tutto modernizzato, adesso è tutto col digitale, col DVD, tu puoi passare dall'inglese all'italiano facilmente, dando un giudizio sulla bontà di un doppiaggio, quindi sterili le polemiche di chi dice la polemica sul doppiaggio rispetto al film che deve essere fruito in lingua originale. È una polemica oggi sterile, perché veramente, a parte che nei cinema ci sono i cinema de sé, dove uno, se vuole, è un pubblico di nicchia ancora, il pubblico che vuole vedere un film in lingua originale.
giustissimo, per carità, però di nicchia è il 3%, e quindi oltretutto con, a casa, con il semplice, facendo un semplice, e puoi dare anche un giudizio sulla bontà del doppiaggio, e quindi dire se un doppiaggio secondo te è fatto bene o male. Però sì, quello che dicevi Andrea, ci deve essere molta aderenza tra la voce e la voce del doppiatore. E lei da calciatore, da terzino, come ha applicato questa sua esperienza sportiva, calcistica, al doppiaggio, volendo fare un parallelismo, una metafora? Sono stato, per tanti anni ho giocato a calcio a vari livelli e giocavo difensore, effettivamente giocavo agli inizi terzino, difensore centrale, puntavo un po' tutto sul, visto che non ho il fisico eccetera, perché è tutto secco, magrolino, nevrile, puntavo tutto sull'anticipo, sulla grinta, sull'anticipo eccetera, e sulla marcatura stretta dell'attaccante che marcavo, tanto che l'allenatore, mi ricordo il vecchio core di Roma Giacomo Nolosi, ma tanti altri, Alberto Mari, che ho avuto, insomma vari allenatori, mi invitavano spesso, perché era un calcio un po' diverso da quello di oggi, perché era un calcio dei 20, 25 anni fa, 30 anni fa, di attaccarti all'uomo, non lo mollare mai, se va al bagno a fa pipì tu devi andare con lui, cioè ti invitavano a non mollarlo mai, a stargli attaccato, a marcarlo strettamente, non farlo respirare. Questi erano i dettami degli allenatori quando io giocavo a calcio, e io me lo sono un po' ritrovato questo nel doppiaggio, ti devo dire Andrea, perché tutta l'esperienza che ho avuto io nei tanti anni in cui ho giocato a calcio e in cui marcavo così strettamente un attaccante, io oggi mi sento di metterlo nel marcare strettamente un attore che sto doppiando, nel non mollarlo mai, nel seguirlo nella sua, nel suo respirare, a stare sempre con lui nelle emissioni del respiro, nella voce, nel guardarlo negli occhi, nella sfumatura, nell'emozione che lui dà in quel momento, in tutte le più piccole sfumature. Ti posso fare questo parallelo che mi piace molto, ti devo dire. Probabilmente è proprio l'essere doppiatori, deve essere un po', secondo me, anche questo, nell'annullarsi parzialmente come attore per attaccarsi totalmente a un altro attore e rendere in italiano, come ti dicevo prima, le emozioni che sono state già date in una lingua. E questo essere marcatore in cui sono stato giocando a calcio per tanti anni, forse un pochettino, forse mi ha aiutato. Ma lei non è solamente doppiatore, lo abbiamo detto più volte in questo nostro incontro, è stato ed è ancora attore. A breve la rivedremo sullo schermo televisivo. Quali sono i suoi progetti futuri come attore? Progetti futuri? Progetti futuri tanti. Uno spettacolo che vorrei fare in teatro al più presto. Recentemente ho fatto per quattro lunghe stagioni in tantissimi teatri italiani una commedia brillante che ha scritto Pino Amendola, Uomini alla crisi finale, molto divertente. Adesso la cosa prossima è che dal punto di vista televisivo, dopo domani in televisione ci sarà un film che ho girato quest'estate per la regia di Roberto Faenza, Il delitto di Via Poma, in cui io faccio interpreto il ruolo di Recchia, che è l'anatomopatologo che ha tirato fuori tutti i reperti dopo 20 anni, e cui è stato incriminato di nuovo il possibile assassino di Simonetta Cesaroni. E poi soprattutto un progetto a cui mi sono sentito legato molto e che andrà in onda probabilmente nel 2012, da gennaio o febbraio, che sarà L'Isola, con la regia di Negrin, L'Isola, in cui interpreto il capitano Tebaldi, che è il comandante dei carabinieri dell'Isola d'Elba, ed è un thriller ecologico, è un thriller in 13 puntate per Rai 1, che andrà in onda prossimamente. E i nostri telespettatori possono, lei ha un sito, possono seguirla? Sì, sì, no, io ho molto piacere se mi venite a trovare sul mio sito,
che è molto pieno, rinnovato, che ho avuto la bontà di farmi come dono un ragazzo che è venuto a trovarmi in sala di doppiaggio, mi ha voluto fare questo dono 5 anni fa per i miei 50 anni, e però è stato rinnovato proprio un paio di mesi fa, è tutto rinnovato, pieno di tutta la mia vita, c'è cioè dentro il mio lavoro sia in teatro sia al cinema e in televisione che nel doppiaggio, molto pieno, molto c'è una folta rassegna stampa, molto materiale fotografico, filmati di film che ho girato, che ho interpretato e che ho doppiato, quindi vi invito a venirmi a trovare sul mio sito. E la ringraziamo di questa opportunità che ci ha dato di fare un viaggio tra le sue memorie, tra i suoi ricordi, tra la sua grande esperienza non solo come doppiatore ma come attore. E proprio dall'alto di questa grande esperienza noi le chiediamo quale messaggio, quale consiglio vorrebbe rivolgere ai giovani, ai nostri giovani telespettatori che oggi vorrebbero affacciarsi nel mondo del doppiaggio, del teatro, della recitazione, del cinema e della televisione. Che responsabilità. Cosa vuoi che ti dica, Andrea? Oggi siamo in una congiuntura dicembre 2011. Nuovo governo Monti ci farà vedere i sorci verdi, ma stiamo aspettando delle batoste pazzesche. Grande crisi. È un momento di crisi di una congiuntura mondiale, ma italiana soprattutto, bruttissima. E questa crisi ovviamente si sente, è palpabile, si sente in tutto il mondo, in Italia, nel mondo del lavoro e ovviamente arriva anche nello spettacolo e quindi anche nel doppiaggio. E la crisi si sente e i giovani che si vogliono approcciare oggi al doppiaggio nella fattispecie è un momento difficile, non si può negare questo. Io da parte mia gli posso dire loro chi si affaccia a questi giovani che vengono in sala di doppiaggio e chiedono consigli, possibilità di essere ascoltati, di lavorare eccetera, e mi dicono, sai, molti vengono, Andrea, mi dicono, vengono lì e mi dicono io vorrei fare il doppiatore, e io li stoppo subito e dico, sai, la figura del doppiatore non esiste, il doppiatore è una specializzazione del mestiere dell'attore. E molti ragazzi rimangono un po', alcuni rimangono con gli occhi sbarrati dicendo ma io vorrei fare il doppiatore, non l'attore. È una cosa anomala, io cerco di farglielo capire. Però, insomma, questo è il messaggio che io lancio loro. Fate la vostra esperienza come attori e vi troverete tutto il background che vi porterete poi dietro in sala di doppiaggio che avrete avuto nel vostro frequentare le tavole del palcoscenico e il set. E poi avrei la cosa che mi piacerebbe lanciare ai giovani è la restituire a loro l'idea che si è un po' persa in questi ultimi anni con l'avvento di la rete Inter che ci sta sovrastando, i social network, Twitter, Facebook, ormai si chatta, non si parla più, tra di noi ormai non si parla, il dialogo è finito, ormai sguardi, sempre poche parole, timidezza, ci si chiude in se stessi, si è sempre più soli. La solitudine del doppiatore, ormai il doppiatore che si lavora in colonna separata quando ci si incontra con altri colleghi. Ah, ci stai pure te! Ah, che bello, facciamo un turno a tre! La solitudine, insomma, l'importanza di sia nel teatro, nel cinema, insomma, ma anche nel doppiaggio, di restituire l'importanza della parola. La parola, che si è un po' persa. Quindi mi farebbe immenso piacere che i giovani capissero questo, di restituire la dignità alla parola. Questo è una cosa che io ho avuto l'insegnamento che ho avuto da Vittorio Gassman su questo e quindi mi farebbe piacere trasmettere questo alle nuove generazioni. In questo senso quello che ti posso dire, Andrea, posso lasciare loro un frammento, una pillola di una brevissima lirica di Rodolfo Wilcock su questo argomento. Questa.
Pensa, uomo civile, che sei l'ultimo uomo rimasto sulla terra, e pensa, tutti i diamanti sono tornati sassi, sei il re dell'America e della Russia, con le sterline puoi pulirti il culo, ma per chi mai dovresti ormai pulirtelo, per uno scrupolo verso i vermi? E come il fallo cerca la vulva assente, la tua lingua va in cerca di un orecchio, metti la maschera d'oro di Agamennone e ti guardi allo specchio, ma non ti parla, cerchi la sfinge, ma non ti fa domande, leggi i giornali vecchi per vedere la razza immonda della razza scomparsa, avara, ipocrita, assassina e ladra, ma almeno ti parlava e a volte ti ascoltava. Rimpiangi il giudice, lo sbirro, il boia, che erano te specchiato nella maschera. Ma quelle labbra d'oro ti parlavano, non come le ricchezze della terra, che senza la parola sono polvere, cenere, cenci, sassi, carte e metallo. Puoi fare quel che vuoi, chi è solo è morto. E quell'uomo civile, che era l'ultimo uomo rimasto sulla terra, si mise sulla faccia la maschera di Agamennone e si sdraiò nel sepolcro a Micene, sperando che qualcuno lo vedesse.